Ciao a tutti, bentornati. Oggi sono qui per parlarvi dei miei prodotti preferiti del mese, quindi in questo caso del mese di maggio. Sapete già che io ogni mese torno con questa tipologia di video, con questo format di video, con questa rubrica e vi parlo appunto di quali sono stati i prodotti che più mi hanno colpito, che mi sono piaciuti di più, quindi sia di prodotti make-up, skincare e beauty. Quindi partiamo subito dai prodotti beauty che in questo mese mi sono piaciuti e che vi consiglio. Un prodotto che mi sento di menzionare e quindi anche di consigliarvi è un prodotto per capelli della Christoph Robin. È un brand che in realtà non ho mai provato, è il primo prodotto che provo di questo brand. E questo prodotto qui in realtà ve l'ho già mostrato quando mi è arrivata la box di Look Fantastic in edizione limitata di Pasqua. Questa qui è una pasta lavante. Io inizialmente ero un po' scettica perché non avevo ben capito come andasse utilizzata. In realtà la pasta lavante sa significare praticamente che è uno shampoo, quindi al posto dello shampoo va utilizzato questa pasta che ha una formula un po' diversa rispetto al classico shampoo che siamo abituati a vedere. Innanzitutto anche per il solo fatto che si presenta in questo barattolo, ha una consistenza molto meno liquida. In questo caso in realtà ha una consistenza molto granulosa perché all'interno ha dei granuli che sembra quasi uno scrub, ma in realtà è una pasta lavante, nel senso che una volta emulsionata con l'acqua diventa uno shampoo perché diventa schiuma. È all'estratto di rose, per chi dovesse piacere questa fragranza sarà molto contenta, quindi come me. E infatti è molto anche persistente l'odore, anche se poi una volta applicato sui capelli, a capelli asciutti non si sente molto questa fragranza, almeno io non la percepisco assolutamente. Anche perché poi ci vado ad applicare altri prodotti, quindi forse quella fragranza alle rose tende a svanire. Tornando a lei, la qualità di questo prodotto è che mi ha colpito particolarmente e che mi piace, e che è volumizzante. Infatti, la proprietà principale di questo prodotto è proprio quello di andare a donare volume ai capelli, ma allo stesso tempo di non appesantirli e di tenerli sempre molto leggeri, soprattutto per me che ho i capelli molto sottili in questo periodo, poi particolarmente rovinati. Lo sento proprio al tatto, anche il capello stesso lo sento più forte e più spesso, ma allo stesso tempo, ripeto, leggero. E anche questa cosa qui è molto importante anche perché molti prodotti tendono comunque sia a dare volume ma allo stesso tempo ad appesantire tanto i capelli, invece questo prodotto tende proprio ad alleggerire i capelli ma allo stesso tempo a dare volume, quindi mi piace. Un prodotto skincare preferito di questo mese è un prodotto contorno occhi ed è questo prodotto qui della Elemis. Anche lui l'ho trovato all'interno della box dove ho trovato anche la pasta lavante di Christoph Robin ed è questo prodotto qui. Questo prodotto mi ha colpito particolarmente. Mi sta stupendo particolarmente. In realtà nutrivo tante aspettative su questo prodotto e in realtà non si è smentito per niente. Utilizzo come siero, quindi applico prima lui e poi al di sopra il classico contorno occhi che sto utilizzando. Lo sto utilizzando da più di un mese, anzi 2 mesi anche ben pieni. Mi piace tanto perché noto, credo che sia merito suo, che il contorno occhi sia molto più rassodato, molto più levigato. Allo stesso tempo le borse soprattutto sono molto più attenuate. Chiaramente questi prodotti, come vi ho già detto, non fanno miracoli perché se soffrite di borse, le borse le avrete, ma comunque magari io in questo caso con questo prodotto le attenuo molto e anche le stesse rughette d'espressione le trovo molto più attenuate e anche quando magari ci applico un prodotto, un correttore pastoso che tendenzialmente mi va nelle pieghette, quando applico questo prodotto questo non mi succede, quindi è chiaro che, come vi ho già detto, molto dipende anche dalla skincare, quindi andando ad applicare un buon prodotto alla base, il make-up risulterà migliore, come sempre, ovviamente. Pertanto questo qui mi piace tantissimo, l'ho quasi terminato, è arrivato quasi agli sgoccioli, mi dispiace tanto, anche perché è un prodotto che non costa poco, però lo consiglio tanto perché davvero io noto un contorno occhi più radioso, più disteso e quindi penso che sono quasi sicura che il merito sia di questo prodotto qui. Secondo prodotto di skincare che inserisco all'interno di questa lista è un prodotto della Erno Laszlo in formato mini 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 size da 15 ml ed è questo qui. Questo prodotto è particolare perché è un tonico che si differenzia dagli altri classici tonici, innanzitutto per la formula, perché è una formula molto meno acquosa rispetto agli altri tonici, perché
è molto più, non dico gelatinoso, però un po' più consistente, meno acqua rispetto agli altri tonici. Questo perché è un tonico molto molto idratante, quindi consigliato soprattutto per chi ha la pelle molto secca. Io non ho la pelle molto secca, però io trovo che andare a idratare, soprattutto magari prima di andare a letto, la pelle per me va benissimo. È un tonico anche molto rinfrescante, favorisce anche il ricambio cellulare e trovo appunto che doni quell'effetto proprio pelle fresca, che trovo il beneficio quando applico questo tonico. Io ripeto, non avendo la pelle particolarmente secca, probabilmente non lo riacquisterei perché ho la pelle mista, anche perché anche lui ha un costo molto elevato se volessi acquistarlo in formato full, però devo dire che non mi dispiace per niente, non mi è dispiaciuto per niente, anzi se avessi avuto il formato full ne sarei stata molto molto più contenta. Magari Look Fantastic, mettimi un prodotto in meno, ma un prodotto del genere me lo metti in formato leggermente più grande, non dico da 50 ml ma anche da 30 mi andava benissimo. In ogni caso è un preferito, quindi consigliato. Ultimo prodotto di skincare che inserisco all'interno dei preferiti è un siero, ed è il siero di Filorga e l'Hydra Ayal. È un classico siero perché si presenta con la classica formula, quindi liquido molto gelatinoso allo stesso tempo. Mi piace tanto perché da quando lo utilizzo trovo la mia pelle cambiata. Non lo dico per dire, lo dico davvero, cioè lo dico sul serio, perché ci ho fatto particolarmente caso negli ultimi mesi, cioè da quando lo applico. Innanzitutto quando lo applico la pelle lo assorbe immediatamente, questa cosa mi piace perché non è appiccicaticcio. Le prime volte che lo applicavo sentivo anche un leggero pizzichio, ciò significa che va a stimolare molto la circolazione quindi della pelle, quindi anche quell'effetto rimpolpante che promette di dare. Infatti la pelle la sento molto più elastica, rimpolpata, più soda, non so come dirlo. E la cosa che più mi sta piacendo di questo siero è che mi leviga molto la pelle. L'ho notato un giorno, soprattutto durante la giornata, era di pomeriggio magari, quindi mezza giornata, mi sono guardata allo specchio e i miei pori si sono ridotti praticamente del, non dico del 80%, però più del 50%, secondo me i miei pori si sono ridotti. L'ho notato guardandomi allo specchio con il fondotinta, quindi con il make up. L'ho notato poi il giorno dopo con un altro fondotinta, perché ho pensato forse è il fondotinta che fa miracoli. In realtà penso sia soprattutto merito suo. È chiaro che la combo tra un buon fondotinta che va a levigare e una buona base, è chiaro che poi l'effetto è sempre migliore. Però penso che lui mi dia quell'effetto molto levigante e rassodante alla pelle, per cui mi piace davvero tanto. Quindi non mi sono per niente pentita, lo ricomprerei volentieri, anche perché sta terminando, lo sto centellinando ogni giorno perché non vorrei che finisca, ma in realtà ci siamo quasi. Lui è da 30 ml, anche lui non ha un prezzo proprio basso, però insomma siamo sui 50 euro, però insomma spero di trovare delle buone offerte, perché lo ricomprerei davvero volentieri perché è stravalido. Passiamo adesso al make up, un prodotto che mi sento assolutamente di inserire all'interno dei preferiti e penso che resterà nei preferiti per diverso tempo. È un fondotinta, è questo qui di Catrice, il famosissimo HD Liquid Coverage. È un fondotinta strafamoso, io l'ho snobbato per diverso tempo, vi dico che è stravalido. Io non so perché l'ho snobbato, non so dirvi, ve l'ho mostrato già in un video in cui mi trucco con i prodotti di Catrice ed Essence. All'inizio chiaramente non potevo dirvi granché su questo prodotto perché era la prima applicazione, lo sto utilizzando da più di un mese e mi piace da morire. Sapete già che io amo quell'effetto molto molto naturale, molto fresco, quindi che mi opacizza ma allo stesso tempo che mi illumina. Questo fondotinta fa proprio questo, va a mattificare ma allo stesso tempo a donare quell'effetto luminoso, quindi non quell'effetto gesso che io non amo molto. Ha una consistenza molto liquida, infatti consiglio l'applicazione con una beauty blender. Vi dico che lo sto amando, sia perché mi dura tantissimo, anche dopo tante ore, tipo 5-6 ore, non lucido neanche nella zona T. Certo, dopo tante ore tendo a lucidare in questa zona, ma vi dico davvero poco. Cioè, ci sono altri fondotinta che costano molto molto di più di questo prodotto, ma che non hanno assolutamente questo effetto, quindi davvero accaparratevelo perché costa pochissimo ma davvero è stravalido. Poi chiaramente tutto dipende dalla pelle, se avete la pelle forse grassa non è, penso non faccia al caso vostro, però per chi dovesse avere una pelle mista ve lo consiglio, quindi stra preferito, stra consigliato.
Sempre in tema Catrice, mi sento di consigliare assolutamente questo correttore ed è l'Instant Wake Concealer, soprattutto se volete un correttore che vi vada ad illuminare ma che sia molto sottile. Io non applico soltanto lui, ci applico prima un correttore un po' più aranciato che mi vada a coprire e poi al di sopra ci applico un illuminante, in questo caso ci sto applicando lui. L'applicatore è questo qui, diciamo comodo ma allo stesso tempo anche non proprio igienico, però alla fine è molto comodo perché se lo utilizzate soltanto voi va benissimo. Mi piace tanto perché la consistenza è molto sottile, illumina abbastanza, cioè una volta coperte le occhiaie ci applicate lui, avete un contorno occhi molto illuminato ma allo stesso tempo per niente pesante, perché è leggerissima la consistenza, il finish del prodotto, e questa cosa è fondamentale. Si stende bene, non va assolutamente nelle pieghette, quindi validissimo. Anche lui low cost ma allo stesso tempo molto molto valido. Lo trovo molto molto simile al Maybelline, l'anti-age di Maybelline, quindi anche lui strafamoso. Se volete un fondotinta simile a quello lì, un correttore simile a quello lì, lui si avvicina molto. Il mio mascara preferito di questo mese è sicuramente il Monsieur Big di Lancôme. Non so perché, ma sto utilizzando soltanto questo mascara in questo mese perché mi capita sempre lui davanti e quindi prendo sempre lui perché mi piace. Vi ho fatto già un video in cui faccio una comparazione tra lui e il Too Faced. Vi ho già detto quello che penso, se volete magari andate a vederlo perché magari ve ne parlo in maniera un po' più approfondita. In sommi capi mi piace tanto perché mi piace l'effetto voluminoso ma allo stesso tempo senza grumi. Però se lo stratificate tanto i grumi si vanno a creare. Io lo stratifico a sufficienza di modo che non ho quell'effetto grumi ma allo stesso tempo mi li va a dare quel volume che mi piace. Li incurva anche molto, però l'effetto volume che piace a me lui me lo dona, quindi stra preferito anche lui. Siamo quasi alla fine, siamo al penultimo prodotto e mi sento di menzionare un prodotto di Catrice. In questo mese Catrice ha fatto il botto, sono molto contenta di aver inserito un po' di prodotti low cost, perché trovare dei prodotti low cost così validi non è semplice. Dicevo, la cipria di Catrice mi è piaciuta tanto perché oltre alla grana, alla polvere che è molto sottile, quindi non andiamo a mettere un ulteriore strato sulla pelle, quindi questo mi è piaciuto. Mi piace che mattifica bene ma allo stesso tempo niente gesso, ma fissa bene il trucco più che mattifica. Anche un SPF 10 che è importante, quindi va benissimo, quindi ci proteggiamo anche dal sole. L'ho notato soprattutto quando ho applicato un fondotinta che avesse all'interno un po' di olio in più. Con questo prodotto ho notato che il fondotinta è comunque si è fissato bene, l'ho tenuto per diverse ore e non è venuto fuori l'olio in eccesso, quindi l'ho promossa e quindi mi sento di promuoverla e di consigliarvela. L'ultimo prodotto preferito di questo mese è come sempre un rossetto di NARS. Allora, questo qui ve l'ho anche mostrato ultimamente ed è della linea Matte Loving Lips. Ed è questo malva molto bello, è della linea dei matte. Voi vi chiederete perché io puntualmente vi faccio una testa così con questi rossetti di NARS, che io puntualmente ve li propino. In questo caso specifico, quindi con questo finish matte, mi piacciono tanto perché sapete già, credo, che tendenzialmente i rossetti opachi tendono a seccare molto le labbra e quindi ad andare a creare quelle crepe, ad essere fastidiosi, ad essere dopo un po' di ore non bellissimi anche da vedere. Vi garantisco che questo qui, nello specifico, chiaramente poi alcuni rossetti, tipo dei rossetti di MAC, cambiano da colore a colore. Questo qui nello specifico, il Loving Lips, mi piace tanto perché è sottile, ha una texture molto molto sottile, non lo sentite sulle labbra, è confortevole, non vi crea le strisce sulle labbra, è davvero favoloso. Io ve li proporrò sempre, rossetti di NARS, perché sono favolosi. Questi qui, come sempre, erano i miei preferiti del mese, spero che vi siano piaciuti, ditemi che cosa ne pensate, se li provate anche voi, se la pensate come me soprattutto. Come sempre vi chiedo anche di mettere un like al mio video se vi è piaciuto, di iscrivervi al canale, se vi va anche di attivare la campanella, e io come sempre vi mando un bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!